sicuro loro stessi, avranno la possibilità di apprezzare. Per la gente di Apecchio ha un valore inestimabile. Custodito nella chiesa di Santa Maria della Cella, l'antico dipinto sparì negli anni 70. A distanza di 50 anni, i carabinieri del nucleo tutela patrimonio di Ancona, in collaborazione con i militari della compagnia di Fano e della stazione di Apecchio, lo hanno ritrovato. Si tratta di un imponente pala d'altare del XVI secolo di 223 cm per 180. L'opera, che raffigura San Martino, è stata sequestrata il 19 maggio scorso nell'abitazione di un restauratore di Urbino. Le indagini dei militari, iniziate nel 2018, si incentrarono sulla scomparsa degli affreschi inseriti nel mercato dell'arte. A casa di un anziano restauratore vennero rinvenute delle foto di altri dipinti di proprietà del fratello. Così, nell'abitazione di quest'ultimo venne effettuata una perquisizione e i carabinieri trovarono, oltre a vari oggetti di chiese dell'Anconetano, anche il dipinto su una parete dell'ingresso. L'uomo dichiarò di averlo ricevuto in cambio di alcuni lavori eseguiti in altri luoghi di culto di Apecchio. Il recupero poi è avvenuto grazie all'operazione delle forze dell'ordine coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro con il prezioso supporto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Fano. Questi non sono degli oggetti, ma sono delle persone. E l'esempio proprio nei luoghi colpiti dal terremoto, dove la gente aveva casa distrutta, qualcuno gli era pure morto qualche congiunto, e ci indicava i luoghi dove andare a recuperare i loro simboli. Quindi questo significa che è qualcosa che va al di là del fattore economico. Da una prima analisi effettuata dal professor Stefano Papetti è emerso che l'opera è da collocarsi nel filone del tardo manierismo di scuola bolognese. Inoltre, sotto la pancia del cavallo è conservata una firma nella quale è rimasto ben leggibile soltanto il nome Bartolomeo, ma non si comprende se si tratta dell'autore o del committente. Sarà un ulteriore studio ad approfondirlo. È stato possibile ricollocarlo in quella chiesa di Apecchio e proprio grazie alle testimonianze di alcune persone che lo ricordavano sul posto, perché, come vi dicevo prima, non c'era una documentazione fotografica della. Però c'era un valore affettivo. C'era un valore affettivo notevole, molti lo ricordavano anche perché là, sino a quando la chiesa non è stata dichiarata inagibile, si celebravano i matrimoni, la comunità viveva, e la comunità era una piccola frazione, quindi vivevano intorno alla loro chiesa. Questa mattina il dipinto è stato restituito alla diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli-Pergola. Le opere culturali sono universali, sono di proprietà pubblica e privata, ha commentato il vescovo Armando Trasarti, e la bellezza, ha proseguito, è come l'aria, appartiene a tutto il popolo. La proprietà non permette il chiuderle, ma ha l'obbligo dovere di farle usufruire, per tre motivi. Il bello educa, l'arte è evangelo parlato per i poveri, e un'arte religiosa aiuta anche a coltivare il senso di Dio, della carità, in base a quello che esprime. Quest'opera qui, San Martino, nei due poveri accanto, esprime nel popolo quel desiderio anche di fede, sicurezza al cavallo, ma anche attenzione a chi ha bisogno. L'arte è anche profetica, cioè mi aiuta a richiamare valori che posso perdere. D'altra parte era la Bibbia dei poveri, che non è degli ignoranti, dei poveri, quelli non sapevano leggere, perché l'arte la leggono tutti. Grazie.